Martina, Monopoli, Taranto, Brindisi, insomma tutti i comuni, 45 comuni che ho girato quasi tutti questi giorni, queste settimane, hanno risposto benissimo. La mia città poi ritrova un parlamentare dopo quasi 15 anni, ritengo di dover essere a disposizione non solo della mia città ma dell'intero collegio e del paese, perché il parlamentare è il parlamentare della Repubblica italiana. Aspettiamo i risultati ufficiali, francamente Forza Italia è stata vicina alla gente, invece mi sembra di capire che ci sia stato il crollo verticale del Partito Democratico e delle politiche che hanno distrutto la Puglia in questi mesi della Regione Puglia, in particolare del PD, di chi le governa il PD a livello anche nazionale, e questo ha comportato che ovviamente la gente che non ha voluto votare più il PD, non potendo magari votare per Berlusconi, ha votato il Movimento 5 Stelle, c'è stato questo grande risultato. Noi l'abbiamo subito, ma la vera sconfitta è quella del Partito Democratico in Puglia, e credo che dovrebbero trarre le conseguenze anche in Puglia. A livello nazionale noi saremmo intanto convocati per l'insediamento delle Camere, ci sono i nostri rappresentanti che tratteranno per noi, vediamo che tipo di proposta arriverà al Presidente Mattarella, e ognuno di noi dovrà fare la sua parte. Penso che ci vuole molta responsabilità in questo periodo da parte di tutti, perché la gente ha voluto tirar fuori un segnale importante, e il voto anche ai 5 Stelle va rispettato. Chi dice che questo voto è un voto, non è voto di pancia, di protesta, è un voto della gente che è andata a votare per dire delle cose. Io lo rispetto, l'ho rispettato quando facevo il consigliere comunale, figuratevi un po' se ho l'occasione di fare il parlamentare. Ah, io spero che sia un rilancio delle ambizioni di questa città ha bisogno di tirare fuori il cuore, come ho detto, l'orgoglio, la dignità, e la dignità si esprime anche con una classe dirigente in grado di affrontare le migliori sfide. Io credo che Brindisi non abbia bisogno di un partito che la governa, ma abbia bisogno di persone capaci che la governano, abbia bisogno non di un sindaco ma del sindaco. E quindi io lavorerò per questo, forse la gente ha voluto che facessi magari il parlamentare anche per questo. Se mi permettete, la prima sarà aggiungere la mia firma alla proposta di legge di intitolazione a Brindisi di già capitale d'Italia. E poi dovremo discutere seriamente di tutto quello che è stato tolto a questo territorio, non soltanto alla città di Brindisi. Guardate che il pezzo di terra che rappresenta il mio collegio, Brindisi, Taranto, Monopoli, Martina, è il pezzo di terra della Puglia maggiormente massacrato dalle politiche del centrosinistra al governo della Regione Puglia. Se andate dalle parti di Monopoli, di Polignano, di Putignano, sono più gli ospedali che sono stati chiusi di quelli che sono rimasti aperti. Se andate a Taranto sapete bene come quel popolo è massacrato, messo in mezzo da quelli che li strumentalizzano da una parte e dall'altra, ambiente, lavoro. Non ne parliamo a Brindisi, ci hanno tolto il porto dalla rete dei porti strategici come se fosse una pratica edilizia. Io penso che Brindisi abbia bisogno di riscattarsi, ma in genere si debba riscattare tutta la Puglia. Lo faremo anche magari con i parlamentari dei 5 Stelle, se vorranno. Io farò la mia parte e penso di non dover sprecare questa occasione. Per me, per quello che ho rappresentato fino adesso con la mia piccola e modesta carriera politica in questa città, in questo territorio, ma soprattutto per i miei concittadini, voglio dire, da solo io e da soli i politici non ce la possono fare. Bisogna cambiare anche la cultura del popolo. A Brindisi c'è una poesia scritta da un grande maestro anche politico, che è Ennio Masiello. Il titolo è Cati Piro Cati Mangio, lo dico anche per chi non lo sente, non conosce il brindisino: cadi pera che io ti venga a mangiare. Basta con questo atteggiamento passivo, anche i cittadini devono fare la loro parte. Io mi sono stancato di sentire le lamentele, adesso il parlamentare ci sta, bisogna sostenere questa classe politica di maggioranza e di opposizione che ci sarà, e bisogna soprattutto risolvere i problemi della gente che ne ha tante. Sì, io devo dire che sono rimasto colpito dal voto trasversale che ha riguardato in particolare la città di Brindisi. C'è molta gente di sinistra che ha votato per Forza Italia, probabilmente che avrà votato anche 5 Stelle e avrà votato Mauro Dattis. Io penso che le persone
quando hanno qualcosa da dare e da dire, non debbano essere distinte per la maglietta che indossano. Questo l'ho fatto sempre quando ho fatto il consigliere comunale, ripeto, lo farò ancora meglio rappresentando i cittadini a livello parlamentare. Bocca al lupo, onorevole. Grepi, grazie.